Capitale e centro amministrativo della Germania, Berlino si estende sulle rive del fiume Sprea. La fitta rete di canali navigabili collegati tra loro ha sempre rappresentato una delle ragioni del suo sviluppo commerciale e urbanistico. Berlino è una città in continua trasformazione. Ancora oggi è interessata da una radicale ristrutturazione urbana, iniziata dopo l'abbattimento del muro. La città è stata una delle prime capitali europee a rivolgersi ai più grandi urbanisti e architetti del mondo, fra cui l'italiano Renzo Piano, per darsi un volto nuovo e sperimentare soluzioni di forte innovazione architettonica. Ciò non le ha impedito di conservare le tracce del suo recente passato, testimonianze legate ai regimi totalitari del nazismo e del comunismo. Alle moderne architetture di Potsdamer Platz si alternano monumenti come il Castello di Charlottenburg, il Palazzo del Reichstag, la Siegessäule e la Porta di Brandeburgo. Berlino è un grande centro culturale di livello internazionale molto vivace e ospita numerosi musei e centri di interesse artistico che la rendono una delle maggiori mete turistiche d'Europa. In particolare, nella capitale tedesca, si trova la cosiddetta Isola dei Musei, Museum Insel, che è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Si tratta di un complesso museale situato nella parte settentrionale di Köln, piccolo isolotto sul fiume Sprea, nella zona centrale di Berlino. Viene chiamata così perché in questa area sorgono i più antichi e prestigiosi musei della città, costruiti nell'arco di un secolo, dal 1822 al 1930. La Porta di Brandeburgo si trova al confine tra l'ex Berlino Est e l'ex Berlino Ovest e rappresenta il simbolo dell'unità tedesca. Costruita tra il 1788 e il 1791, la porta è alta 26 metri e le imponenti colonne doriche creano 5 punti di passaggio. La quadriga alla sua sommità venne creata nel 1794. Il Palazzo del Reichstag è la sede del Parlamento. Inaugurato nel 1894, tornò a essere sede del Parlamento tedesco solo nel 1999. Oggi il Parlamento non si chiama più Reichstag, ma Bundestag. Pertanto, il termine tedesco Reichstag si riferisce soltanto all'edificio. Il Sony Center è un complesso di 7 edifici che si affacciano sulla Potsdamer Platz. Al suo interno, oltre alla sede della Sony, si trovano alberghi, ristoranti, caffè e cinema. Una particolare struttura, progettata dall'architetto di origini tedesche Helmut Jahn e inaugurata nel 2000, costituisce la copertura per il Forum, una sorta di piazza ovale, frequentato luogo di incontro per gli abitanti della città.